Appaga i tuoi sensi e i tuoi occhi. Per la tua casa scegli Sandrini Serrande, in via Manzolino a Piancogna. L'esposizione etnografica Il nostro passato è frutto dell'appassionato lavoro di ricerca di Aurora Marinoni, che ha allestito alcune sale a tema al piano terra dell'antica Camani a Cazzano Sant'Andrea, lo stabile di proprietà comunale che domina l'omonimo parco ed è sede della biblioteca comunale. È una raccolta che lei ha fatto con tanta passione durante tanti anni, è un po' raccolta dai suoi familiari, piuttosto che è andata proprio in mercatini a spulciare un po' tutte queste cosine. E niente, ha messo a disposizione tutte queste sue cose per mostrare un po' a tutti quello che lei ha raccolto in tutti questi anni. Oggetti arnesi e suppellettili che ricreano i tempi andati delle abitazioni private, ma anche vere e proprie rarità legate all'epopea industriale, mineraria e contadina della Val Gandino. E saranno aperti anche in modo straordinario venerdì 31 luglio, venerdì sera dalle 18 alle 23, che ci sarà una serata speciale per Cazzano Street Edition, proprio per dare un rilancio ai commercianti, dove chiuderemo la strada principale del paese e i commercianti potranno mettere i tavolini piuttosto che fare della musica. E sarà aperto anche il museo di Aurora, qui situato nel Family Park di Cazzano Sant'Andrea. Particolarmente corposa la dotazione di materiale legato al mondo della fotografia. Ha messo appunto a disposizione queste due stanze proprio per dare l'opportunità di far conoscere questa sua passione e gli piaceva condividerla anche con la gente del suo paese e non. E appunto venerdì sera sarà aperto, ci saranno comunque sempre in totale sicurezza degli addetti per l'entrata scaglionata, con un'entrata e un'uscita, anche se l'ambiente è un po' piccolino, ma ce la possiamo fare. I feel like starting over.